Ragazzi, avete un po' di grano da buttare via, vi piacciono i club esclusivi e non sapete ancora dove passare le prossime vacanze? Yellowstone Club, nel Montana, Stati Uniti. Diventare socio? È facilissimo. Ti basta possedere una piccola proprietà all'interno del terreno, tra i 2 e i 25 milioni di dollari, e versare una quota associativa iniziale di 300.000 dollari. E poi potrai farti una sciata con Justin Timberlake o sorseggiare uno champagne in compagnia di Bill Gates. Salute, Bill! Ah, ci sarebbe anche una quota annuale di 37.500 dollari. Ma sì, come immagino tu abbia capito, stiamo parlando del bisogno di status, che è intrinseco all'essere umano, uno dei motivi fondamentali che guidano il comportamento. Lo status? Sì, lo status. Lo status è legato all'importanza, al rispetto e alla reputazione che vogliamo che gli altri abbiano nei nostri confronti. Questo ha un importante valore per la sopravvivenza. Infatti, chi sta più in alto nella gerarchia sociale ha accesso a benefici, cure e assistenza, privilegi e a una migliore nutrizione. Certo, non è per tutti così motivante e stimolante scalare la piramide sociale per ricoprire posizioni di prestigio, girare in limousine, sfoggiare un orologio da migliaia di euro o far parte di club esclusivi. Forse tutto quello che ti ho detto non ti rispecchia affatto. Forse ti senti molto lontano da questo stile di vita. L'intensità che ci spinge a soddisfare il bisogno di status può infatti essere molto diversa da individuo a individuo. Per alcuni di noi la posizione sociale riveste la massima importanza. Se siamo qui, cerchiamo fama, prestigio. Ci piace far parte di un'elite e distinguerci dagli altri. Abbiamo l'ambizione di salire sul gradino più alto del podio. Potremmo non voler perdere l'occasione di ostentare la nostra ricchezza, ad esempio sfoggiando vestiti firmati o possedendo una macchina molto costosa. In un modo o nell'altro cerchiamo di distinguerci dalla massa. Vogliamo che gli altri ci notino, ci ammirino e ci mostrino rispetto. All'estremo opposto, la posizione sociale non è affatto importante. Se siamo qui, diamo valore all'uguaglianza e non riteniamo virtuoso distinguerci nella società solo sulla base della ricchezza e del prestigio. Siamo tutt'altro che impressionati dai titoli, dalla notorietà, dal lusso che caratterizzano l'alta società. Crediamo che tutti abbiano diritto allo stesso trattamento a prescindere dalla classe di appartenenza. Per questo prediligiamo la sobrietà e la moderazione. Nel Lux Profile la scala dello status descrive le differenze individuali nella ricerca di reputazione e di una posizione prestigiosa nella società. Ciascuno di noi è in un punto diverso della scala e questo dà vita a migliaia di sfumature comportamentali. Ovviamente non so dove ti collochi, ma se lo sapessi, potrei predire con estrema precisione che cosa ti motiva, quali sono le tue convinzioni, come ti vesti, quali ristoranti preferisci o che tipo di lavoro sceglieresti. E anche tu puoi fare la stessa cosa. Il Lux Profile ti permette infatti di conoscere il tuo bisogno e quello delle persone con cui sei a stretto contatto. I tuoi soci o i tuoi dipendenti, ad esempio. Sarai così in grado di capire i loro desideri profondi e creare il contesto affinché si sentano soddisfatti e motivati a dare il meglio di loro stessi. E alla fine ne beneficerai anche tu. Ma ricorda che i motivi sono 16 e lo status è solo uno di questi. Siamo tutti diversi e ciò che ci rende unici è la configurazione dei nostri 16 motivi. Mi auguro che questo video ti abbia arricchito. Io sono Luca Sartori, ci vediamo in un altro video con un altro motivo.